Come Verdi abbia saputo descrivere dei temi che sono già appartenuti anche ad altre opere. Per esempio il rapporto conflittuale, il conflitto tra la ragione di Stato e la ragione del cuore, quindi, oppure il rapporto fra padre e figlia, come questo è descritto dal punto di vista drammaturgico e anche musicale nel duetto del terzo atto, quindi l'atto centrale, l'atto di Aida, dove si raffronta sia con Radames che con Amonasro, appunto il padre, e lei al centro di due forze. Ma quando si arriva al sostenuto assai, quindi Aida deve o decide di rinunciare, capisce che deve rinunciare alle ragioni di cuore per insomma, quindi tradire Radames e aiutare la propria patria. E anche questo è un altro concetto fondamentale nella poetica di Verdi. Come questo viene descritto nella combinazione dell'andamento, la melodia e poi le sincopi, il colore, il cantabile del baritono, le dinamiche classiche dell'opera italiana dove la frase cantabile viene quando c'è il nichilismo, la distruzione. Anche la prima aria di presentazione di Aida è costruita in questi termini, il ritorno vincitore, dove subito dall'inizio al primo atto vengono portati questi argomenti melodici, tematici, a un grado molto intenso e quindi Aida come personaggio si configura nella linea cantabile, appunto il cantabile nel nichilismo sin dal primo atto e quindi il concetto di appagamento nella morte con il duetto finale. L'opera si pone come genere rappresentativa, arte, performing art, un'arte rappresentativa live, quindi dal vero, dal vivo, con grande forza, impatto nell'utilizzo appunto specifico del suo genere, della parola e musica. E bisogna tenere come oggetto principale l'analisi del testo, e quindi il testo nella parola e nelle strutture musicali, quindi analisi in termini proprio di suddivisione della singola parola, delle strutture musicali, l'associazione di esse, e quindi suddividendo riusciamo a cogliere o comunque avvicinarsi a quello che è indubbiamente il significato che il compositore ha descritto. Chiaramente ci sono tantissimi significati, bisogna cercare di identificare qual è la tonalità significativa del testo, come la tonalità in musica, quindi le relazioni interne della dominante, la sottodominante, la sensibile, allora è la solitudine, la ragione di stato, l'amore, quali sono le relazioni, qual è la dominante rispetto agli altri, quali sono le relazioni interne. Noi stessi dobbiamo creare un'immagine. Com'è il processo compositivo di qualsiasi opera nella poesia o T.S. Eliot ha teorizzato questo parlando di correlativo oggettivo, cioè riferendosi alla poesia, le parole sono nella loro associazione, nella scelta che il poeta fa della loro associazione, creano un'immagine. Dobbiamo adottare lo stesso processo compositivo, il cantante, la voce, la fisicità, la struttura e l'organizzazione nel palcoscenico, ma il cantante stesso dovrà fare questo, quindi dovrà organizzare i suoi oggetti che sono il colore, l'intonazione, in modo tale che tutti abbiano una buona proporzione. Questa buona proporzione fa sì che si ottenga anche l'interpretazione. Allora, l'interpretazione del testo è la buona riorganizzazione di questi elementi al fine di creare in palcoscenico un'immagine rappresentativa del significato. Deve intervenire anche questa prerogativa umana, così, che è l'intuizione. E quindi bisogna intuire che cosa evidentemente potrebbe significare, quale forma si può dare a una variazione tonale, a una elaborazione armonica. Deve andare esattamente di pari passo con l'analisi. La combinazione di questi due processi rende particolare e speciale l'interpretazione, sia per i cantanti, il direttore, il regista, per tutti i concorrenti, la designer, perché per tutti il processo è lo stesso. Questa interpretazione è la allora buona proporzione.
degli elementi e degli oggetti tramite l'analisi e l'intuizione. Buona proporzione è quella che è vicina alla misura umana. E allora la rappresentazione, nel momento in cui acquisisce credibilità e verosimiglianza, diventa appunto anche ben proporzionata. Quando si fa Traviata e iniziamo a studiare le componenti della parola, del testo, le relazioni del verso all'interno di esso e poi il verso nella strofa, benissimo. Ma noi nel momento in cui vogliamo rappresentare per esempio la solitudine di Violetta, si può fare da sola in una stanza arredata in modo ottocentesco, oppure in una stanza non arredata, una stanza vuota, oppure in una stanza piena di persone che non hanno relazione con lei, in modo tale che non si venga a perdere quello che è il significato dell'opera. Trattandosi di arte rappresentativa e quindi di in palcoscenico, in teatro, deve avere anche una valenza simbolica, per cui il concetto di solitudine o la passione di rabbia o l'idea di libertà potrà avere tantissimi modi di essere rappresentata. I cantanti lirici sono una livello evolutivo dell'espressione artistica. Si rappresentano in palcoscenico dando forma ai contenuti del testo usando uno strumento che è la voce umana, quindi uno strumento speciale, ricchissimo, l'intonazione dell'espressione. Quindi attraverso l'analisi identificare il significato e tramite quella trovare tutte le nuance e organizzare i propri elementi espressivi, oggetti espressivi, la voce, l'intonazione, il colore, il fiato. Se il regista ha tempo di fare l'analisi o è nel suo ruolo di fare l'analisi, dirigere, indirizzare tutti gli elementi creativi, in inglese si dice creative team per il lighting designer, per lo scenografo, costumista, cioè individuare il punto di fuga verso cui tendere e nella formazione appunto dell'immagine. Il lavoro di concertazione dell'espressione, il direttore d'orchestra ovviamente ha il ruolo più importante, dovuto al fatto della sua rappresentazione live al pari dei solisti e dei cantanti, quindi trattandosi anche di parola e musica principalmente, l'autorità che deve tenere insieme lo spettacolo e l'espressione appunto live. Anche qua nel passaggio, la buca Mariana, trova meglio la sillaba. E poi qui è nuova sezione. Sarai tu il serto della mia gloria, vivrem, bellissimo qua, beato, non troppo brutale. Vivrem beati d'eterno amore. E qui devi arrivare a... Sarai tu il sì, qui c'è proprio... questa corona su parola devi fare finzione qui. Carra su me, sul padre mio, su tutti, io vi difendo in man e tu non lo potresti. Ben ti compiamo, pure a noi. L'espressione più mossa, vivrà e felice, felice ser possio, lungi dal sol nativo. Esatto, sì. Felice ser possio, felice ser possio, felice ser possio. Felice ser possio. Sì. Senti il suono già parlando. Ah, okay. Felice ser possio. Quindi lungi dal suol natio. Guido. Prepara per dire dicendo. Qui dal suol natio. Dove? Qui dove ignota me la so. Anche qua ricordati. Nella frase sempre è. Con l'accento, quindi qui dove ignota me la sorte, padre, fratelli, ansia crudella mi schiude il cielo, amoria, soffre per il sasso.
arbitra sono d'odio e vendetta e furie onor. Find the differences in the two, uh-huh. in the two set yeah. of terzine. Sì, 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 sì. Sì, sì. Grandioso. Grandioso, sempre legato. E patria e trono, e trono e vita. Oh, la pensa grandioso. Sì, sì, sì. Ok, proviamo. Okay. Senti bene, c'era una cosa, ho sentito Lidia, cosa ti dico? Per essa anch'io la patria. Però qui abbiamo la vita borro, poi tutto dopo è sì. una sezione in crescendo stringendo. Io ho esagerato, non, sì. non crescerà così perché no. comunque va giù. Okay. Quindi, sì, no. Ogni gaudio, la fonte della vita, svanita ogni speranza, sono bravo di morire. Catch di accompagnamento. To take that place. Yep. Ah, today vivere si alla cormina vivrai per tenere angoscio rivivi di morte o già provai tu tamai anche questo qua accettate cosa vuol dire tamai soffersi tanto si accettate e portate tamai soffersi soffersi tanto poi più su tanto puoi differenziare se sì. vuoi tamai soffersi tanto tan, 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 tan. E qui devi cambiare nomi maledetti capito? Quindi non piegare nel dolore di Aida piega in una donna contro Dio. Anche qui sottolinea la parola nuovo duina legata e ben qual portare. Nuovo fremito okay. tassal gentilai e ben qual nuovo ben qual nuovo fremito più mito i tuoi segreti svegli all'amor mio tassi. Sì, senti, questo qua deve essere pericoloso. So we understand your danger into this mio col piano. Ok. I tuoi segreti mai tanto la vita no, così va. È la vita quindi qui nei tuoi dolori e nei tuoi dolori la vita io sento un tuo sorriso speranza di vita capisci? amore cattivo tormento soave trova il colore di soave colore di soave brezza anzi orra fossi io tesoro giurami che più non lo vedrai non posso all'inizio zio per sempre i due aggettivi Neville Nerreo incauto e poi fatal mortal segreto fatal segreto ok e quindi è come il alto segreto che dice qui sì come grazie cattivo.
because you're left alone. So not even you cannot have a single help from him. So it's only on your shoulders to try to find something. And this is why this is come sviluppare per arrivare con al sacerdote for your final scene. The three implorations to the priest. Because of this, because you don't have any kind of aid or support for la mia vita, what? Che la mia vita strugge. Questi doppi punti su disperato, vita strugge. Sì, insane è questo amor che la mia vita. Ti inganna. Lei che l'ama, l'ama delle cose. Io ti ingannava. Anche everything is under control for you. I can go and die. Se tu dici vado a morire, we understand che non è molto, forse non è vero, è un momento di disperazione, no? Ma quando tu dici sì, io vado, quando è razionale, con la testa alta, sorridente. This is going to happen. That's why she comes up with allegro agitato. Chi ti salva sciagurato? Mai non udran l'accento. E poi bellissimo, dinanzi a chi? Addio. Ansia in lumi ai luoghi. Esatto, devi arrivare qua. Quando c'è il cambio, la informazione che Aida è libera, quindi tu vai a morire, salvi onore, ma tutto questo con serenità, con calma e non agitazione, perché Aida è salva. Mia rivale, e ben sia pure, è importantissimo, anch'io sono da, anch'io, è vero io. Liquid on the tu devi vivere. Che sì. Cosa? Sì, all'amor sì, mio sì. Vivrai. Okay. And then you change. Yeah. Per te le amore. Perché dice l'angoscio. Vivida. Stesso di prima, bisogna cambiare un po', quindi sì. Devi essere un po' più incisivo qui. Che cosa vuoi? Misero a piemi festi, ai me togliesti, stentando. L'espressione accelera, stringendo, arriva al punto, Come to the point. Ma se io ti salvo, hai sacerdote. La vocale sul tempo, hai capito? Sì, sì, no, no, andiamo. Però questo senso di morte is there. Quindi sono in. Anche la frase. Già i sacerdoti adunati.
stupid. Questo qua è compassione. Cioè, e qui c'è compassione. No, I think it has to be. Già i sacerdoti adunsi, arbitri del tuo fato, pure nell'accusa orribile, scolpare. Di transizione. Salvati dunque, scolpati, tu morrai, la vita borro d'ogni gaudio, la fonte inaridita, svanita ogni speranza, sol bravo di morire. Vive Aida, rei disperati anelichi, dell'orde fuggitive, sono padre e padre. Devi trovare luce. E padre e mura, e ignori la fede, devi trovare un punto di luce nell'espressione. Che a noi l'egizio immite, cioè quindi guerriero, che fa la guerra, non mite. Rammenti che a noi l'egizio immite le case, i templi e l'aria profanò, tra sé i ceppi, le vergini rapite, madri, vecchi, fanciulli e trucidò. Di trovare la proporzione di case, templi, madri e vecchi. Sì, quello sì. Ok, le case, i templi. Prima. Fra sé in ceppi, madri, vecchi! Ma io non voglio più urlare. Appunto, ma hai urlato adesso? Meno, secondo, ancora meno. Meno, esatto. Tu stessa, tanti in pam! Io. Ma non è tanto io. Papà, cosa stai dicendo? Sì. What do you want from me? Quindi, la vita io sento. L'alba del nuovo giorno. Poi questo lungo silenzio. Che vorrà dirmi? Che vorrà dirmi? Io tremo. Poco più. Pace, stessa qualità di pace di Amneris alla fine. E pace. E come parola vada, se tu vieni a recarmi crudella. Se tu vieni. But that's the drama. It's quick and changes it so far. So situation, ta-ta-ta-ta. It's one thing down, pam-pam. Quindi from a swear and then something happens, the change che cambia completamente. E questo deve aiutare a cambiare l'espressione, a cambiare il colore. Vendetta!
tutto bene.